La 18ª giornata del girone C del campionato di Serie C si apre con la vittoria in zona Cesarini del Palermo ai danni della Cavese. Gol dei 3 punti che porta la firma di Rauti. Il match di alta classifica fra Teramo e Avellino finisce con un pari. Sblocca le marcature Bombaggi dopo una mischia in aria. La rete dell'1-1 arriva al 57esimo grazie al penalty siglato da Sonny D'Angelo. Sbavatura difensiva il Potenza, che vince di misura contro la Paganese e la sblocca subito con Ricci, rete che vale i 3 punti. Al San Nicola è la Turris a passare in vantaggio con il solito Giannone, che insacca di testa. Il Bari non demorde e prima della fine della prima frazione di gioco D'Ursi tira da casa sua e trova il gol del definitivo pareggio. Altro 1-1 fra Vibonese e Bisceglie. Per Plescia è facile insaccare a porta vuota e siglare il vantaggio per i padroni di casa. Mansur, 5 minuti più tardi, trova la girata di testa che batte l'estremo difensore avversario. Continua l'escalation della Ternana. Vantaggiato dal dischetto, spiazza il portiere e sigla l'1-0 per la squadra di Lucarelli. Tapin vincente per Sarita, che trova la rete del pari per il Monopoli. Piazzato del capitano, Marino difende, che col sinistro trova l'angolino. Gol che regala i 3 punti ai rossoverdi.